stars, solar winds, who sowed light into firmament, woven. E lo mettiamo sul rubinetto e qua. Esserci circondati dalle piante e fiori in casa o in giardino innesca la stessa risposta chimica nel nostro cervello, rilasciando serotonina, nota come l'ormone della felicità, che solleva il nostro umore in modo completamente naturale. E sì, questo è proprio il potere curativo della natura. E oggi voglio condividere con voi come curo io le mie rose e il mio giardino. Sono quelle cose che mi fanno sentire veramente piena di energia e molto rilassata. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Per far sì che le nostre rose fioriscano più possibile, più a lungo possibile, bisogna sempre, quando la rosa già inizia a appassire, io rompo la rosa, cioè proprio con la mano, come avete visto nelle immagini di prima. In questo modo noi eliminiamo, ecco, la rosa già appassita, e quando noi lo rompiamo, di conseguenza spuntano i nuovi rametti con delle rose nuove. Poi faccio questo, elimino anche tutti i rami, non so come vengono chiamati loro, comunque sono rami selvatici, io li chiamo, che loro praticamente non faranno mai le rose, ma crescono così perché non si sono attuiti bene, per cui li devo tagliare tutto da di sotto, perché sennò questo ramo tende a assorbire molto la nostra rosa, no? Per cui ecco, lo eliminiamo, lo tagliamo proprio da sotto, che così lasciamo soltanto la rosa attuita. Quest'anno ha piovuto tantissimo e dopo la pioggia le rose in generale, tutte le piante soffrono della ruggine, le macchie varie, funghi, dall'umidità. Adesso condivido con voi i prodotti che io uso e mi trovo molto bene. Magari vi fermate le immagini, vi fate una foto così ve lo cercate. Questo è un insetticida per le piante, per le rose, e questo per varie ruggini, fungo. Mi trovo molto bene. Io da quando ho scoperto questi prodotti ho le rose che veramente splendono. Le rose deve avere questo aspetto sano, con un verde intenso. Noi vediamo che la rosa sta bene, di salute. Importante, ecco, di usare, come dicevo, l'insetticida e anche per la ruggine. Dopo che piove io faccio un spruzzo veloce, questo è pronto ad uso. E spruzzo sulle rose. Invece questo è biologico, lo uso ad esempio sulle erbette aromatiche, per vari insetti che vengono a mangiare il nostro basilico, la nostra menta. Con lui mi trovo molto bene invece per quanto riguarda le erbette aromatiche. Le rose sono bellissime, ma sono molto delicate, e se non ci prendiamo cura e non le aiutiamo quando serve, allora rischiamo che non le abbiamo belle. Ad esempio la rosa tende molto a essere mangiata da questo cimice nero, lo chiamo io, magari ha un nome specifico, però ecco, perdonatemi, io non sono una esperta di queste cose, condivido quelle che mi trovo bene io. In questo caso abbiamo bisogno di una sostanza molto più forte, abbiamo bisogno di un prodotto molto più forte. Io uso questo, è chimico,
e prendo 5 ml per ogni litro di acqua. Diciamo che il suo dosaggio è di 3 ml, però io lo metto 5 e vi dico che funziona bene. Metto questo prodotto in un litro di acqua e vado a spruzzare le mie rose. E con questo modo ho fatto due trattamenti, tipo ho fatto un trattamento la sera e dopo 7 giorni gli ho fatto un altro. È importante che facciamo questi trattamenti la sera, ecco, quando già il sole non c'è più. E vi assicuro che con questo trattamento e con questo prodotto non ci sono più questi cimici. È importante di ripetere se vediamo che c'è qualcosa. Io ad esempio ho fatto, come dicevo, due trattamenti e sono spariti. Qua, come potete vedere, dove abbiamo rotto noi la rosa, quella già appassita, e vicino a lei spuntano dei rametti nuovi con delle nuove rose. E anche la seconda fioritura inizia tutto con le rose molto abbondanti. Poi sappiamo che le rose amano molto anche essere concimati a base di fosforo e di azoto. Ecco, vi volevo fare vedere, adesso siamo già nella seconda fioritura e come potete notare anche voi è tutto carico con delle rose. Ho una forte sensibilità per le rose e dico questo: non bisogna pretendere a quello che non sappiamo curare. Ad esempio, se la nostra vita è impegnata con il nostro lavoro, non abbiamo tempo di starci dietro, non abbiamo la giusta passione. Io direi meglio lasciare perdere e rinunciare a loro, perché mi muore il cuore quando vedo le rose trascurate e non lo so, per me è veramente un punto molto sensibile. Ricevo spesso i commenti simili che da quando avete scoperto il mio canale e avete iniziato a fare il pane in casa, a piantare i pomodori, a crescere dei fiori. Io sono veramente molto onorata di aver riuscito a motivare la società di dare il meglio di sé. Adesso con l'arrivo della stagione sicuramente passiamo più tempo fuori e andiamo più spesso in montagna o al mare. Penso che ci sono tante persone che si pongono la domanda come lasciare l'orto, il giardino, chi magari come me non ha nessuno che sta dietro a tutto quanto, diventa un po' problematico. Per cui oggi vi voglio presentare un prodotto molto intelligente, un sistema di irrigazione molto intelligente per il nostro giardino, per il nostro orto. Ho il kit base Rain Point. Adesso vi spiego tutto cosa fa, quali sono le funzionalità di questo prodotto. E lo mettiamo sul rubinetto e qua abbiamo due uscite dove noi attacchiamo la nostra gomma dell'acqua e possiamo usarla sul nostro giardino, sul nostro orto. Grazie a questo sistema Rain Point noi anche in questo modo facciamo meno spreco dell'acqua. Applicazioni che abbiamo sul cellulare, possiamo anche programmare la nostra irrigazione del nostro orto al giardino in base anche al meteo. Ad esempio, se noi vediamo, non so, che lunedì piove, allora in questo modo lunedì disattiviamo la nostra programmazione per le irrigazioni. Possiamo tenere la traccia di quello che abbiamo consumato attraverso il nostro dispositivo e attraverso la nostra applicazione. Abbiamo anche
anche una specie di tablet e un display, ecco, dove lui collega tutto quanto, tipo tutto quello che a noi serve per la irrigazione del nostro orto e giardino. Abbiamo anche un contatore di acqua, mi viene chiamarlo, o addirittura noi possiamo anche attaccarlo sul tubo dove noi andiamo a irrigare il nostro giardino, il nostro orto, e vediamo in tempo reale quanta acqua spegniamo per bagnare in quel momento là l'orto e il giardino. Poi a me piace di organizzarmi in questo modo, ad esempio una uscita lo uso per il giardino e un'altra uscita la uso per l'orto. Vi potete trovare ovunque, basta aprire la nostra applicazione del Rainpoint, premiamo e facciamo partire la nostra irrigazione per il nostro orto e per il nostro giardino. Se magari siete come me che amate il giardino, l'orto, ma comunque ci tenete anche di farvi una vacanza, in questo modo sicuramente Rainpoint vi sarà molto utile. Vi lascerò tutto nella descrizione del video, il link e se c'è qualche buono sconto. Condivido con voi un dolce molto buono, fresco e soprattutto facile da fare. Per la prima cosa che bisogna fare, tagliamo a cubetti le fragole. Alcune fragole le ho messe a bollire con un po' di zucchero per qualche minuto. Con questo faremo una specie di sciroppo. Lo frulliamo bene e lo lasciamo intanto da parte. Per la crema abbiamo bisogno di mascarpone e di lo yogurt bianco. Ad esempio voi potete, se non amate la mascarpone, potete usare anche il formaggio spalmabile con lo yogurt, o se no anche la ricotta e il yogurt. Uscirà sempre buono e ancora molto più leggero. Mettiamo il zucchero e metto anche l'estratto di vaniglia. Lo mettiamo che si amalga bene tra di loro. In una sac à poche mi sono messa da parte un po' di crema, lo metto in frigo che mi aiuterà per la decorazione. Invece su quest'altra ho aggiunto il frullato delle fragole. Amalgamiamo bene. Mi è avanzato un altro po' di frullato, mettiamo dentro l'acqua. Questo mi aiuterà per mettere un savoiardo dentro. Intanto l'ho messo in frigo per 2 ore, lasciatelo 2 o 3 ore, dopodiché l'ho tolto dal frigo e lo decoriamo. Ho messo sopra un po' di menta, un po' di lamponi e un po' di fragole. È una torta semplice con pochi ingredienti e soprattutto facile da fare.
molto cremosa. Ad esempio, voi se amate più savoiardi, lo volete leggermente con più savoiardi, allora mettete in mezzo un altro tipo come una specie di tiramisù. Ma se amate così più crema e più fragole, allora così è perfetta. Il dolce per stasera è pronto, ma adesso insieme a voi prepariamo la cena. Facciamo una ricetta pazzesca, ma buona buona! Adesso facciamo degli involtini di verza con le verdure. Allora qua ho messo a soffriggere la cipolla, carota e anche ho tagliato pezzettini fini fini il cappuccio. E diciamo che le foglie, quelle più belle, le ho messe prima in acqua a bollire qualche secondo, e quelle più piccole che magari si rompevano, allora le ho tagliate fine fine e le ho messe qua. Ecco, come potete vedere, questo qua è il cappuccio. Qua ho già messo anche il riso un paio di minuti nell'acqua, si è un po' tipo gonfiato, cucinato un po'. Qua ho tagliato anche un po' di pomodoro, che adesso lo metto qua sopra sul soffritto, così sarà molto più buono. Allora, queste sono le foglie che le abbiamo prese dall'orto, le ho lavate e anche le ho fatte passare nell'acqua bollente per qualche secondo, e adesso le preparerò per gli involtini. Invece queste sono le foglie di cappuccio, che anche queste le ho fatto un po' nell'acqua, no? Le ho messe un po' a bollire per qualche secondo. Qua ho aggiunto anche un po' di pomodorini, li ho tagliati così a cubetti. Facciamo un bel ripieno, buono buono. Adesso, mentre qua si soffrigge, preparo la carne. Non mi piace fare involtini con la carne macinata, ma con i pezzettini di carne. Preparo la carne e la carne la faccio cuocere separata. Ho preso la carne come tipo per spezzatino e lo tagliamo a cubetti piccoli. In questo modo io faccio anche i peperoni ripieni, perché mi sembra molto più buona quando la carne è tagliata così a cubetti. Così in pezzettini piccoli piccoli. Ho preparato anche la carne. Ho messo soltanto un po' di pasta di pomodoro, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio. E adesso la metto qua sopra al riso. Qua avevo messo già sopra il riso anche la cipolla con la carota. Il nostro ripieno è pronto. C'è un buon profumo qua. L'acqua, mettiamo un po' di salsa di pomodoro, un po' di olio, un po'
di pepe, un po' di sale. Allora io qua comunque ho coperto tutto con le foglie sopra, quelle che mi sono avanzate, così dà anche più gusto mentre bollisce. E vado a metterlo in forno. Adesso questi che mi sono avanzati, che erano troppi, li metto in questo contenitore e li metto a congelare. Così quando magari faccio tardi o basta che li prendo, metto un po' di sughetto. Adesso non sono tanti, però penso che per due persone può bastare. Ultimi 3-4 minuti ho fatto la modalità grill, ho alzato la temperatura a 220 gradi, per cui che aveva fatto proprio una crosticina tipo così, un bel colorito sopra. C'è un profumo qua meraviglioso. Quelli qua sono molto belli, vedete, proprio piccolini così. Ci apriamo una che ve lo voglio fare vedere. Finito. Sono queste, ti dico. È mio? Sì. Sì. Questo qua. Ok, lo mangio. Poi lo portare. Dream that no one could say.